Guardavo un video fatto anche da una persona che rispetto a proposito della validità o meno di leggere dei libri, sostenendo che ci sono persone che in vita loro non hanno mai letto nulla eppure manifestano saggezza. Forse un argomento sul quale non bisogna andare troppo in maniera superficiale, bisogna essere un po' più profondi. È vero che questa situazione ci sta dimostrando che i titoli di studio, una laurea, non necessariamente fanno una persona persona, appunto. Tuttavia, il fatto che in maniera del tutto eccezionale ci siano persone che senza studiare abbiano intuito e sensibilità non giustifica il perorare l'inutilità della lettura. Lo sentite che proprietà di linguaggio ho? Io ho proprietà di linguaggio non avendo altro che la terza media perché leggo, leggo molto. E ho proprietà anche di linguaggio nella scrittura e non solo. So anche leggere molto bene ad alta voce, oltre che a bassa voce. Infine, io sono viva perché leggo molto. E siccome leggo molto, sono in grado di sapere quali sono i miei diritti, quali sono i miei doveri, e so come difendervi e difendermi. Notate il lapsus freudiano? Difendervi. Io sono viva perché amo leggere. E chiunque sostenga l'inutilità della lettura, beh, per me è un pigro, una persona che cerca una scorciatoia mentale per avere qualcuno che gli fa tutto, che gli spiega tutto. Come siamo fatti noi italiani? Noi italiani siamo fatti così, cerchiamo sempre il personaggio, cerchiamo sempre qualcuno che ci levi dai guai e ci tolga le patate dal fuoco. Vogliamo sempre qualcuno da poter omaggiare, da non contraddire e da applaudire. E stiamo ripetendo questo stesso meccanismo anche fra dissidenti? No, con la mia autorizzazione. Leggete, studiate, può solo farvi bene.